Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che sono attiva anche su Facebook, vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Oggi sono qui per parlarvi di un caso che mi ha davvero lasciata a bocca aperta. Ma prima di iniziare a parlarvi della storia di oggi voglio mostrarvi questo fantastico fumetto sul mostro di Firenze, sceneggiato e disegnato da Marco Perugini. I contenuti e le documentazioni invece arrivano dalle ricerche di Paolo Cocchi che da più di vent'anni si occupa di questo caso. Io ringrazio davvero tanto Marco per avermi inviato il libro, i disegni sono davvero fantastici e se state seguendo da tanto tempo questo caso di cronaca... Non posso far altro che consigliarvelo caldamente. Vi lascio il link per l'acquisto nell'info box e nel primo commento. Detto questo, torniamo al video di oggi. Vi racconto la vicenda di una setta fondata da una donna, ma in cui protagonisti saranno anche i bambini. Fatta la premessa, immergiamoci in questa folle storia. La donna a cui vi ho accennato nasce con il nome di Evelyn Grace Victoria Edwards, ma più avanti lo cambierà. Evelyn viene al mondo il 30 dicembre del 1921 in Australia a Sale, una cittadina agricola che si trova a circa due ore e mezzo di macchina da Melbourne. Vive con i genitori Florence e Ralph ed è la più grande di sette figli. La sua infanzia non è contrassegnata dalla stabilità, il padre Ralph non è mai a casa, non ha alcun interesse ad accudire la sua prole, si limita a presentarsi ogni tanto unicamente per cenare e andare a letto con la moglie. Tutte le volte rimane giusto il tempo per metterla incinta, poi se ne va di nuovo, ma nessuno sa dove passi il tempo lontano dalla famiglia. Quindi Evelyn vede quest'uomo che è il suo padre biologico e dovrebbe anche dimostrarsi tale, entrare e uscire da casa senza neanche degnarla di uno sguardo. Cresce così abituandosi alla sua assenza. Anche sua madre Florence, britannica, nata a sud di Londra, aveva affrontato molte difficoltà nella vita. Vi racconto alcune cose su Florence che vi faranno intuire i comportamenti adottati da Evelyn in futuro. Si era autoproclamata medium, affermando di saper comunicare con i morti, ma a un certo punto della sua vita le viene diagnosticata la schizofrenia paranoide, quindi inizia a entrare e a uscire dai manicomi. Spesso quando viene dimessa Florence non riesce a tornare a casa da sola e in molti la vedono in giro per strada mentre urla frasi incomprensibili. In un'occasione si dà letteralmente fuoco ai capelli da sola. L'infanzia di sua figlia Evelyn è chiaramente instabile, ma siccome è la primogenita, lei deve occuparsi anche dei suoi fratelli, fino a quando non vengono tutti spediti in orfanatrofio. All'età di otto anni Evelyn inizia a frequentare la scuola in un sobborgo di Melbourne. Non si rintracciano altre informazioni sulla sua infanzia e nessuna sulla sua adolescenza. Ora facciamo un grande salto in avanti fino al 1941 quando Evelyn a 20 anni. In questo momento della sua vita matura, una certezza: a casa non ci vuole più stare, non vuole più prendersi cura dei suoi familiari, piuttosto desidera allontanarsi dalla routine che sta conducendo. Così inizia a fantasticare, sogna e si augura una vita ricca e di successo, ma soprattutto Vuole una famiglia con tanti bambini attorno a sé per dar loro ciò che lei non ha mai ricevuto durante l'infanzia: amore, affetto, felicità. È proprio in questo periodo che Evelyn incontra Lionel Harris. I due si innamorano, si fidanzano e in poco tempo decidono di comprare una bella casa a Victoria e di sposarsi. Poi mettono al mondo una figlia di nome Judith. Sembra proprio che Evelyn stia trasformando i suoi sogni in realtà. Tutto procede per il meglio, ma la felicità... Non è destinata a durare per lungo tempo. Evelyn, che ora ha 30 anni vorrebbe avere un altro figlio e decide insieme al marito di provare ad adottarne uno. Riescono a ottenere un colloquio per un'adozione presso una casa locale gestita da una signora magnanima che si prende cura dei bambini meno fortunati. Lionel da solo si mette in viaggio per raggiungere la meta, ma rimane coinvolto in un incidente d'auto e perde la vita. Evelyn è terribilmente addolorata, tuttavia continua a desiderare di avere un altro bambino da cuderlo dire. Purtroppo la dolce signora che gestisce la casa famiglia non le permette più di adottare bambini. Anzi, le dice che nessuno gliene affiderà uno ora che è una mamma single. Questa nuova realtà cambia tutto. In un battito di ciglia i sogni di Evelyn si sbriciolano. Passa altro tempo, siamo negli anni 60 ed Evelyn non si è ancora ripresa. Si sente persa. È una mamma single, deve prendersi cura di Judith, ma si giudica incapace, resta inerme. Non sa so proprio quale direzione prendere per migliorare la sua vita. Infine, pensando al suo futuro, decide di mettere un punto con il passato. Le occorre un distacco netto tra la sua vita prima che Lionel morisse e ora. Per cominciare, Cambia nome. Stabilisce di chiamarsi Anne Hamilton e soprattutto scopre una grande passione per lo yoga. Lo yoga negli anni 60 sta diventando famoso nei paesi occidentali e quando Anne frequenta la sua prima lezione. Ne rimane profondamente stregata. La sua insegnante poi le racconta storie spettacolari che la affascinano. Dice di aver viaggiato in tutto il mondo e di aver appreso l'arte dello yoga da alcuni dei più grandi guru indiani. Spiega di aver dormito per un lungo periodo nelle caverne, meditando tutto il giorno, per ore e ore. Anne è davvero colpita sia dalla disciplina che dalla filosofia che sorreggono lo yoga. Dunque si lancia capofitto in questo mondo. Ascolta con attenzione gli insegnamenti della sua maestra e poi inizia ad approfondire la materia per conto suo per coglierne i riferimenti spirituali e filosofici. E grazie ai suoi studi capisce che i maestri di yoga hanno una marcia in più, sono più potenti perché giovano della connessione che riescono a creare con il potere superiore. Questo concetto suggestiona Anne sempre di più, ossessionandola. Infatti, appena ritiene di averne le capacità, diventa lei stessa un'insegnante di yoga. Le lezioni di yoga di Anne, però, diciamo che sono un po' diverse rispetto a quelle condotte dalla sua vecchia maestra. La donna arriva a fare delle vere e proprie predicazioni. Parla ai suoi studenti della sua personale idea sulla spiritualità, convincendoli che se avessero ascoltato i suoi consigli, anche loro sarebbero riusciti a connettersi con il potere superiore. Trasmette loro gli insegnamenti di un misto di religioni, sia occidentali che orientali. Si rifà ad alcuni concetti del cristianesimo, ad altri dell'induismo e del buddismo, mischiati con del misticismo orientale. Di fatto, Crea una sua religione personale. Gli studenti di Anne sono estasiati, la loro maestra è carismatica, affascina tutti profondamente. Arrivano anche loro a essere ossessionati da Anne e dalla sua filosofia e si aggrappano con ogni grammo di forza a ogni sua singola parola o promessa. La donna continua a insegnare yoga per qualche anno, ma col tempo i suoi insegnamenti diventano sempre più estremi e controversi. E infine viene licenziata. Anne però non si arrende, anzi apre una scuola di yoga tutta sua, seguita da tanti studenti. Qui si presenta per la prima volta come una figura divina. Negli anni riesce a soggiogare i suoi seguaci, anche loro convinti che Anne sia un essere superiore, collocata sul livello più elevato rispetto a tutte le persone comuni. Anne a questo punto della sua vita capisce di avere... Tanto potere e tanta influenza sugli altri. Quindi ogni volta che predica, aggiunge qualcosina in più di suo pugno. Alla fine arriva ad affermare di essere la discendente di una regale francese e i suoi seguaci non osano mettere in dubbio neanche uno dei suoi vaneggiamenti. Anne, nelle sue lezioni, ora introduce anche l'occulto e il soprannaturale. Da un giorno all'altro ecco che spuntano fuori le tavole Ouija che le occorrono perché lei. Può parlare con i morti, è una medium e ha assorbito questa capacità proprio da sua madre. Poi addirittura svela di essere immortale. Anne non sarebbe mai invecchiata e il potere superiore avrebbe impedito la sua morte. Le sue profezie sembrano reali, ma in verità Anne non invecchia perché si dà la chirurgia estetica, si sottopone a parecchi lifting. Per molti anni. Anne ormai ha ufficialmente fondato la sua setta e fa credere a chi la segue di avere accesso alla fontana della giovinezza. Ecco perché non invecchia. Mai nessuno mette in dubbio le sue parole o viene sfiorato dalla minima idea che An ricorra alla chirurgia plastica. E a questo punto Anne vuole anche ottenere maggiore potere. Sì, certo, le piace predicare, ma quando ha terminato i suoi interventi, Tutte le persone che la seguono, che sono essenzialmente donne, se ne tornano a casa loro per dedicarsi alla propria famiglia. Queste donne spesso durante gli incontri si distraggono, parlano male dei loro mariti e Anne vuole che tutte siano concentrate, assoggettate al suo completo e totale controllo. Così inizia a dire loro di lasciare i mariti per andare via con lei. Se ricordate, siamo negli anni 60 e all'epoca il divorzio. «È considerato inappropriato, ma Anne chiaramente insiste, dice alle sue seguaci che possono essere libere e le invita a lasciarsi alle spalle.» passato e presente per seguirla. Prospetta loro che nessuno le avrebbe amate e accettate come lei, che insieme sarebbero state come una grande famiglia felice. E in effetti in breve tempo tutte quelle donne decidono di lasciare i loro mariti per seguire Anne. Ora vivono tutte insieme. È il 1962, Anne ha parecchie seguaci ma si rende conto che nella sua setta Ancora manca qualcosa. Con lei ci sono solo donne e senti la necessità di reclutare anche degli uomini. Vi ricordo che in questo periodo la maggior parte delle donne non ha alcun potere né influenza, a differenza di Anne, che con le sue prediche riesce a far crescere il suo gruppo. Anne sa già dove trovare gli uomini da reclutare, ha messo gli occhi su una persona che considera l'uomo perfetto, il dottore e parapsicologo Raynor Johnson. Questo specialista è originario dell'Inghilterra e ha studiato all'Università di Oxford dove si è laureato con lode per poi conseguire un dottorato in fisica. Il dottor Johnson ora vive in Australia con la sua famiglia, ha una mente brillante e lavora come professore in un college e in un'università di Melbourne. La sua è una posizione di prestigio. Nell'università le sue idee e opinioni contano molto, è influente e soprattutto conosce numerose persone ugualmente potenti. Ecco perché Anne lo trova interessante. Molto interessante. Inoltre, anche il dottor Johnson è affascinato dal soprannaturale, dal paranormale, dalla chiaroveggenza e dalla filosofia orientale. Tutto ciò è pane per i denti di N, ma ancora non sa come convincerlo a far parte della sua setta. Non ha mai avuto occasione di parlarci, ma l'ha già incontrato. Considerata la tenacia di N, non è difficile presumere che sia disposta ad andare fino in fondo per giovare del potere del dottore. Della sua posizione, della sua influenza. Se si fosse unito a lei, avrebbe potuto convincere anche tante altre personalità illustri a farlo. Quindi, qual è il piano di N? Per impressionarlo, decide che gli prevederà il futuro, visto che anche il dottore è affascinato dalla chiaroveggenza. Ma c'è un problema. N non sa. Nulla di lui né dei suoi progetti per il futuro. Per ottenere più informazioni sul suo bersaglio umano, decide di andare a letto con il suo giardiniere. Il giardiniere si sfoga con Anne, poi, per fortuna, inizia a parlare dei piani del dottore, svelandole che presto sarebbe partito per un viaggio in India. Anne memorizza questa informazione e un giorno bussa alla porta del dottore. Lui le apre e le esclama, tu non sai chi sono, ma io so chi sei tu. Sono una chiaroveggente, so che presto tu e tua moglie partirete per l'India. Devi sapere che tua moglie si ammalerà gravemente durante questo viaggio. Il dottore è scettico, di certo i vaneggiamenti di una tizia che non ha mai visto non gli impediranno di partire. Incredibilmente però in India, sua moglie si sente male davvero. Inizia ad avere un forte mal di stomaco, allora il dottore si convince, quella donna aveva ragione, ha il dono della chiaroveggenza, aveva previsto tutto. In realtà spesso i turisti in visita a paesi come l'India entrano in contatto con batteri a cui i loro corpi non sono abituati, quindi talvolta si ammalano. Il dottore però non prende in considerazione questo aspetto e si convince di aver avuto davvero a che fare con una donna dei poteri straordinari. Chiariamo una cosa, come detto il dottor Johnson non è assolutamente né stupido, né ignorante. Nonostante ciò inizia a credere che Anne sia la reincarnazione di Gesù Cristo e le promette la sua lealtà. L'avrebbe seguita ovunque, fino al termine dei suoi giorni. Il dottore è il primo uomo che entra nella setta ufficiale di Anne, è il 1963. Vi prende parte insieme a sua moglie convinto di essere la reincarnazione di Giovanni Battista. È proprio in questo periodo che la setta inizia a espandersi e quindi decidono di darle un nuovo nome. Siccome il dottor Raynor Johnson è considerato da Anne come una specie di cofondatore, insieme la ribattezzano la Grande Fratellanza Bianca. Il dottore, come previsto da Anne, usa il suo potere, la sua influenza e i suoi contatti per reclutare nuovi membri. La setta continua così a crescere in modo importante. Il medico convoca chiunque, soprattutto uomini e Dice loro che c'è questa donna straordinaria, insegnante di yoga che può compiere miracoli. I suoi interlocutori, tornati a casa, raccontano questa incredibile storia alle loro mogli, che ne rimangono affascinate. Vogliono partecipare anche loro alle lezioni di yoga di Anne. Così in poco tempo politici, avvocati, uomini d'affari e dottori iniziano a frequentare i suoi corsi. Al di là delle apparenze, ormai sapete che la vera attività a cui si dedica Anne. Non è insegnare yoga. An predica e tutti l'ascoltano in rigoroso silenzio. Lei è la reincarnazione femminile di Gesù Cristo. Lei sa compiere dei miracoli, ma questi miracoli li compie davanti ai suoi fedeli? Loro vi assistono? Ebbene sì, ma grazie a un supporto. Come immaginabile, i numerosi medici presenti nella setta hanno accesso a diversi farmaci e un giorno En chiede loro di trovare un modo per avvelenare i suoi fedeli. Il piano viene portato a termine e molte donne, dopo aver bevuto o mangiato, iniziano a sentirsi male. Durante un sermone, Anne si sofferma su una ragazza molto malata, la mostra al suo pubblico e promette a tutti che, entro pochissimi giorni, si sarebbe ripresa solo grazie alle sue capacità. In realtà, semplicemente i medici smettono di avvelenare cibo e acqua, di conseguenza, questa donna, dalla salute compromessa, si rimette in pochissimo tempo. Di certo i fedeli non immaginano l'assurda verità, cioè che dei dottori abbiano reso tossici alimenti e bevande appositamente per generare malessere in qualcuno. Dunque sono convinti di trovarsi davanti a un vero e proprio miracolo. C'è inoltre un altro aspetto che li persuade dal fatto che N abbia straordinari poteri. Spesso sono completamente fatti. Già, El fa girare un sacco di sostanze nella sua setta, ma soprattutto tantissima sostanza allucinogena. La donna recentemente ha reclutato un altro dottore di nome Lance Whitaker, che è un vero e proprio fanatico di questa sostanza. Da questo momento i nuovi membri della setta durante la cerimonia di iniziazione devono essere fatti come delle pigne. Una volta che hanno assunto la sostanza e che è questa. Ha fatto effetto, vengono tutti condotti in una stanza completamente buia. Poi all'improvviso tra l'oscurità appare Anne vestita con degli abiti bianchi. Su di lei si accende un riflettore, vengono azionate una macchina per generare fumo e una per simulare il vento. Il tutto per convincere i nuovi arrivati che davanti ai loro occhi c'è davvero la reincarnazione femminile di Gesù Cristo, il figlio di Dio, nella sua seconda venuta sulla terra. Un altro evento sconcertante si verifica quando il dottor Johnson presenta ad Ann una donna di nome Joy che possiede un manicomio. Joy è molto anziana e sta per morire, allora Ann la convince a cederle l'ospedale psichiatrico dopo la sua dipartita. Ann si ritrova così a essere la proprietaria di un istituto dove vengono ricoverati dei pazienti con disturbi mentali e credetemi lo userà a proprio vantaggio per scopi davvero disgustosi. In questo periodo in Australia è sufficiente la firma di due medici per far ricoverare qualcuno e come sapete Anne esercita il pieno controllo su tutti i membri della setta, compresi i dottori che ne fanno parte. Ne convince due affinché firmino i documenti per consentire il ricovero involontario nel manicomio di chi non le va più a genio. In sostanza tutti coloro che esprimono il desiderio di andare via dalla setta, che non si trovano più in sintonia con ciò che professa Anne, vengono rinchiusi nell'ospedale psichiatrico. Arriviamo al 1968, la sette vera e propria si è ormai formata da 5 anni. Anne ha 47 anni, anche se dice a tutti che ne ha 30. In questo momento accade qualcosa di molto significativo per la storia che stiamo ricostruendo. Anne incontra un uomo che ha la sua stessa età. Quella vera. Si chiama Bill Byrne e la donna, appena lo vede, decide che sarà il suo prossimo marito. Ma Bill è già felicemente sposato e ha quattro figli. Ovviamente questi non sono ostacoli in grado di fermare Anne, infatti, una volta che Bill la conosce, in poco tempo diventa ossessionato da lei. Farebbe qualsiasi cosa per Anne e per starle vicino. Bill lascia sua moglie per Anne. Ma non solo: siccome non vuole che l'ex rappresenti ancora un problema, si affida ad Anne che riesce a farla ricoverare. Nel manicomio. La donna viene imbottita di medicine e chiusa in una stanza buia a patire la fame. I quattro figli di Bill vengono mandati in orfanatrofio. Il padre non è più interessato a loro, dunque li abbandona. Anne e Bill si sposano mentre la setta continua a espandersi. A questo punto, con lei ci sono 500 fedeli. La maggior parte sono membri appartenenti alla classe media. Molti sono ricchi e potenti. Si riuniscono una volta a settimana per assumere la sostanza e ascoltare i sermoni sconclusionati di Anne, in cui ripete fino alla nausea di essere onnipotente e di poter compiere miracoli. Lei riesce a contattare gli spiriti per aiutare le persone a rientrare in contatto con i propri parenti defunti. I suoi seguaci adorano Anne e si inginocchiano ai suoi piedi in segno di ammirazione. Su richiesta della leader carismatica acquistano delle case in un piccolo villaggio rurale di nome Ferny Creek, che diviene ufficialmente la casa di Anne e dei suoi seguaci, compreso il dottor Johnson. In particolare la casa del medico diventa una base fondamentale per la setta, infatti, comprende anche una cappella con posti a sedere per 120 persone. A questo punto Anne prova a soddisfare la sua sete di soldi e ricchezza, puntando ai membri più abbienti del gruppo. Anche lei vuole essere ricca. Così chiede il 10% dei salari a tutte le persone che fanno parte della setta. Anne... Con questo metodo nel giro di dieci anni diventerà milionaria. Dice ai suoi seguaci che devono pagare un enorme debito karmico per poter raggiungere il paradiso. Se non lo avessero saldato avrebbero vissuto un'altra vita dopo la morte che sarebbe stata peggiore di quella attuale. Quindi qual è il modo migliore per ripagare il debito e andarsene in paradiso? Beh, ascoltare Anne. Fare tutto ciò che Ann chiede. Se qualcuno osa contraddire la leader e le sue richieste, viene spedito nel manicomio, dove lo attendono cure inadatte e operazioni brutali. Vi faccio un esempio concreto. C'è un uomo che vuole lasciare la setta perché ormai diffida di Anne e non si sente più a proprio agio nel gruppo. Anne, come da prassi, lo fa rinchiudere nel manicomio dove gli effettuano una lobectomia, una procedura chirurgica che consisterebbe nell'asportazione di un lobo del polmone, ma lo sventurato lo subisce al cervello. Infine, Anne aggiunge un altro intreccio nello storytelling delle sue predicazioni folli. Presto sarebbe arrivata l'Apocalisse. Enfa leva sulla paura dei suoi seguaci e prospetta una tremenda guerra nucleare, dalla quale però, in quanto fedeli del suo culto, sarebbero stati risparmiati. Non solo, avrebbero avuto un compito importante da svolgere nella Nuova Era, ovvero ripopolare il pianeta. A questo scopo quale equipaggio serve alla setta per assolvere il compito di ripopolamento della Terra? Beh, ovvio. Bisogna cominciare a sfornare bambini, loro sono il futuro. Ora vi racconto come questa donna è riuscita a ottenere in modi assurdi ben 28 bambini. È a questo punto che il nome della setta cambia e diventa la famiglia. Siamo giunti negli anni 70, En ora ha 50 anni e non può più mettere al mondo figli anche perché ha subito un'isterectomia. Vi ricordo che la donna ha già una figlia, Judith, ma vuole da sempre una famiglia numerosa con un sacco di bambini. Siccome non ha alcuna intenzione di intraprendere una via legale per adottarli, anche perché l'ultima volta le era andata male, Anna arriva a pensare che il suo affezionato manicomio possa tornarle utile. Tutte le donne gravide del gruppo, per lo più adolescenti, vengono portate nell'istituto dove i medici della setta si occupano del parto. Al momento della nascita dei piccoli, le giovani madri non riescono neanche a vederli perché qualcuno copre loro la faccia con un cuscino. Tutti i neonati vengono portati fuori dalla sala parto e dati in adozione ad Anne. Vi ricordo che nella setta sono presenti anche avvocati disposti con compiacimento a falsificare i certificati di nascita e di adozione. Anne si approfitta anche del momento storico in cui sta accadendo tutto questo. Le adolescenti che rimangono incinte al di fuori del matrimonio sono criticate dalla società. C'è la convinzione che senza un uomo accanto non possano prendersi cura dei propri bambini. E Anne lo ripete alle sue seguaci fino allo sfinimento, così queste si vedono costrette a rinunciare alla maternità. Ogni volta che una ragazza della setta rimane incinta, ormai cede spontaneamente il neonato ad Anne. Queste donne dunque vedono i propri figli all'interno della setta, ma non hanno alcun tipo di rapporto con loro. I bambini crescono a fianco dei genitori biologici senza saperlo. Loro sono convinti di essere tutti figli di Anne e di Bill. Nel giro di un decennio, come già vi ho detto, Anne riesce a circondarsi di 28 bambini. Per i membri più influenti della setta non c'è nulla di strano: sanno che servono per ripopolare il mondo, quello è il loro compito. Ma gli altri membri della setta, che ormai conta più di 500 seguaci, rimangono all'oscuro di tutto e sono convinti che Anne sia la madre biologica di tutti quei bambini. Anne, per tenere in piedi questa messa in scena, indossa perennemente un finto pancione e abiti. Prima man. Non sostiene di aver portato a termine 28 gravidanze, bensì dice che spesso aspetta due gemelli o addirittura che sta vivendo una gravidanza trigemellare. Passano gli anni e i bambini raggiungono l'età scolare. Siccome Anne vanta conoscenze anche nel sistema educativo, decide di registrare una scuola all'interno della sua setta. Proviamo a ricordare ora gli obiettivi di Anne: voleva diventare molto ricca e ce l'ha fatta. Voleva avere potere e l'ha ottenuto. Infine, voleva avere attorno a sé tanti bambini e ci è riuscita. Anne sta vivendo la vita perfetta che sognava da quando si era allontanata da casa a vent'anni. Ora però dobbiamo toccare il tasto più delicato e doloroso di questa vicenda. Come stanno questi 28 bambini? Qual è la loro vita? Prima di tutto, Anne deve riuscire a tenerli nascosti perché la gente è al di fuori della setta. Non deve sapere della loro esistenza. Decide così di acquistare una grande proprietà nei dintorni del villaggio, immersa nei boschi vicina al lago Eildon e ben nascosta dagli occhi indiscreti. Questa fantastica proprietà, rinominata dalla donna UpTop, in realtà è una vera e propria prigione. È recintata da un filo spinato per impedire l'accesso agli estranei. Ma pure l'uscita dei suoi piccoli abitanti che vivono reclusi in mezzo al nulla. A questo punto, Anne ha un altro problema da risolvere perché ha detto a tutti i membri di aver partorito tanti gemelli. Ma questi bambini tra loro non si assomigliano affatto. Per far sì che sembrino fratelli e sorelle, e decide di tingere a tutti i capelli di un biondo platino. Ai maschietti vengono tagliati anche allo stesso modo, in una specie di caschetto appena sotto le orecchie, mentre le bambine hanno tutte capelli molto lunghi. La tinta viene risparmiata a quelle che hanno capelli color castano chiaro o rossicci, ma nessuna deve avere i capelli molto scuri. Inoltre Anne compra abiti identici sia per le femminucce che per i maschietti. Anne a questo punto ha davvero una grande famiglia tutta sua e inizia a fare dei video per... Trasmettere la sensazione che tutti vivano in armonia nella sua setta. Durante le riprese, fa correre i bambini, li fa ridere, giocare, cantare nel coro e in effetti sembrano tutti molto felici. Tuttavia, i video hanno lo scopo di continuare a reclutare più persone possibili. Quando nuovi soggetti vanno a parlare con lei, Ann mostra loro questi filmati, dicendo: Guarda i miei figli, guarda come viviamo bene e quanto sono felici questi piccoli. Ma è la verità. Questi bambini sono felici? Assolutamente no, purtroppo. Prima di tutto c'è da sottolineare che la maggior parte delle identità di questi 28 bambini resterà sconosciuta. Qualcuno però col tempo è stato identificato come Sara, la prima bambina che è entrata a far parte della setta. Era stata portata via alla sua mamma quindicenne nell'ospedale psichiatrico. Poi ci sono anche Lien, una delle bambine più grandi. Ben, letteralmente offerto da una seguace che l'aveva partorito. Rebecca, la nipote biologica di Anne, dunque la figlia di Judith, sottratta dalla nonna leader. A Judith, la sua vera madre, Anne, impedisce di crescere Rebecca e di avere contatti con lei. Per non dimenticare Henry, una delle nipoti biologiche di Bill. Se ricordate dopo aver rinchiuso la sua ex moglie in manicomio, Bill non si era più preso cura dei suoi quattro figli, ma una di loro. Aveva poi avuto una bambina e anche lei aveva partorito nel manicomio dell'orrore. Ora parliamo delle condizioni in cui vivono bambini e bambine. Come detto, non devono uscire dalla zona in cui sono relegati, quindi Anne vuole tenerli sempre sotto controllo. Il controllo disciplinare più importante lo affida ad altre donne della setta che vengono chiamate zie. Le tre principali zie si chiamano Elizabeth, Trish e Margo, ma non sono le uniche. Le zie hanno il compito di educare i bambini con rigidità affinché rispettino le regole imposte da Anne, che però non vuole apparire austera ai loro occhi. In sostanza, lei salta fuori ogni tanto fingendo di essere la loro amorevole mamma e lascia che siano le zie a dar loro le strigliate. I bambini vengono sottoposti a una rigida routine militare. Si svegliano ogni giorno alle 5 del mattino, devono rifare i letti. E lavarsi alle 6.30 devono partecipare a una lezione di yoga alle 7.30 devono ascoltare dei brevi sermoni di N registrati su delle videocassette alle 8.15 devono fare esercizio fisico alle 8.30 dopo tre ore e mezza dal risveglio possono fare colazione con un po' di frutta il resto della giornata è occupata dalla scuola poi devono pure svolgere le faccende domestiche è concesso loro sia il pranzo che la cena ovviamente ma è formato da un po' di verdura cotta a vapore e basta entro le 20 sono costretti a tornare a letto. I bambini e le bambine vengono divisi in due diverse stanze, stile e dormitorio. Le loro giornate sono sempre le stesse. Questa routine si ripete giorno dopo giorno, compresi fine settimana, per 365 giorni l'anno. Non è consentito a nessuno dei bambini di avvicinarsi alla televisione o di leggere libri riviste. Non possono entrare in contatto con qualsiasi oggetto che mostri loro il mondo esterno alla setta. Quei bambini non possono permettersi di sviluppare una propria personalità, sembrano tutti delle copie, ma per loro è assolutamente normale. Ora parliamo invece di come i bambini vengono puniti se disobbediscono alle regole di N. I castighi da lei concepiti sono severi, ma il più delle volte a infliggerli sono le zie. Come detto, Anne vuole essere apprezzata da loro: vuole che ogni volta in cui appare siano felici della sua presenza e non spaventati. La punizione più leggera prevista sono le percosse. I piccoli vengono picchiati per qualsiasi cosa, se parlano quando non devono, anche se pronunciano una sola parola. Se non sistemano il letto, se non si vestono abbastanza velocemente, se non chiudono bene il tappo del dentifricio, se a scuola sbagliano a scrivere un vocabolo oppure non scrivono in bella calligrafia. I bambini sono autorizzati ad andare in bagno solo in orari prestabiliti, per questo se la fanno spesso addosso e nel letto per poi subire le botte delle zie. A volte vengono trascinati in bagno e messi sotto il getto dell'acqua ghiacciata, poi dopo le mazzate. Sono obbligati a cambiare le lenzuola. Le zie, tra l'altro, non si limitano a picchiarli con le mani, ma usano anche bastoni, righelli di metallo, scarpe, fruste, cinture, addirittura pezzi di legno dalla cui estremità sporgono chiodi arrugginiti. Il risultato è che tutti i bimbi sono continuamente coperti da taglie lividi. Poi ci sono così tante regole da rispettare e vengono pure cambiate di giorno in giorno per confonderli ulteriormente. Insomma diventano più simili a piccoli robot. I bambini inoltre non possono socializzare o essere amichevoli nemmeno tra loro. Se ciò accade vengono separati. È il caso di Sara e Andrea, due bimbe che fanno amicizia ma vengono scoperte e viene impedito loro di rivolgersi la parola per un anno. I bambini più grandi sono costretti a diventare complici delle zie e spesso viene loro ordinato di punire i più piccoli. Talvolta devono tenerli fermi in una vasca da bagno colma d'acqua ghiacciata mentre le zie li colpiscono. Se uno dei bambini rompe qualcosa, vengono tutti raggruppati in una stanza con le zie per essere sottoposti a un terribile interrogatorio. Le zie chiamano i bambini uno per uno, li fanno sedere su uno sgabello e urlano in faccia al piccolo di turno intimidazioni come: Confessi immediatamente, sei tu il colpevole! Anche se i bambini non hanno nulla da confessare perché non sono colpevoli, le zie tirano giù loro i pantaloni per frustarli davanti a tutti gli altri. Gli altri Devono assistere a questa punizione senza poter distogliere lo sguardo, altrimenti vengono picchiati anche loro. Spesso, durante queste punizioni, fa il suo ingresso a persino mamma Anne, armata di coltello. Minaccia i bambini, gridando: Confessate, confessate, o vi taglierò qualcosa con questo coltello. E i piccoli le credono. Sono terrorizzati al pensiero che En possa recidere loro un dito. In altre occasioni se i bambini disobbediscono le loro mani vengono trattenute sopra le fiamme libere oppure si ritrovano con la testa immersa in una bacinella d'acqua ghiacciata. Le zie permettono loro di riemergere solo per domandare: "Allora sei pronto a confessare?". Se il bambino non parla la punizione si ripete, ancora e ancora. Inoltre Anne controlla i bambini attraverso il cibo. Vi ho già raccontato in cosa consiste il loro regime alimentare: qualche pezzo di frutta da mangiare a colazione e verdure cotte a vapore per pranzo e cena. Questi bambini non vengono alimentati a sufficienza, sono sempre affamati, e per evitare che possano procurarsi altro cibo, gli armadi della cucina sono chiusi con un lucchetto. Anne e le zie, però. Possono concedersi pasti abbondanti e i bambini sono obbligati a guardarle mangiare. Arrivano addirittura a frugare nella spazzatura nella speranza di trovare qualcosa di commestibile. Se raccimolano del pane ammuffito, lo mangiano con voracità. Anche erba e foglie sono ingerite per cercare di placare il senso di fame. Il controllo di Anne sul cibo, però, va anche oltre. Ogni singola mattina Anne si occupa in prima persona di pesare i bambini appena svegli e se qualcuno ha messo su peso, anche solo pochi grammi, viene picchiato duramente e i suoi pasti vengono dimezzati. Tutto ciò è a dir poco folle, i bambini devono mettere su peso perché sono in fase di crescita, ma Anne è ossessionata dal modo in cui i suoi figli appaiono. Li vuole magri, specialmente le bambine, ma in verità sono denutriti. La piccola Cassandra viene presa particolarmente di mira da Anne. Per mesi e mesi è costretta a mangiare la metà di quello che mangiano gli altri bambini e arriva a non reggersi neanche in piedi. Per muoversi, è costretta a sdraiarsi per terra e a tentare di trascinarsi con l'aiuto delle braccia. Come se non bastasse, N inizia a somministrare ai bambini quelle sostanze tanto utilizzate nella setta, anche per due volte al giorno. Immaginatevi bambini di 8 o 9 anni in preda ad allucinazioni deliranti, sudati e tremanti. I bambini chiaramente sentono voci reali e iniziano ad allontanarsi gli uni dagli altri. N somministra loro le sostanze per renderli ancora più docili e controllarli meglio. Ma queste pratiche influiscono sul loro sviluppo. Alcuni bambini si limitano a restare seduti per ore, guardando fuori dalla finestra immobili, non muovono neanche un muscolo. La personalità di questi piccoli viene risucchiata sempre più velocemente, ormai sono gusci vuoti. Una volta compiuti i 14 anni, i ragazzini devono affrontare la cerimonia di iniziazione, come tutti gli altri membri, evento che prevede un uso massiccio della sostanza. Poi vengono portati nella stanza buia e lasciati lì per ore finché Anne non fa la sua consueta apparizione vestita di bianco dicendo di essere Gesù Cristo. Inoltre, non viene dato alcun supporto alle ragazze che iniziano ad avere il ciclo mestruale. Non viene spiegato loro cosa sia e non vengono distribuiti assorbenti. Le ragazzine si sentono sporche e inadeguate. Anne, quando scopre che una di loro è diventata signorina, sembra impazzita. Dice che un tumore si sta espandendo nei suoi genitali. Tra le altre follie, arriva ad accusare delle bambine di 5 anni di essere lesbiche. Ad altre recrimina di camminare in un certo modo per provocare gli uomini. Stiamo parlando di bambine. Quando le bimbe vanno a letto, spesso si accucciano sotto le coperte, e si dondolano come forma di conforto per addormentarsi. Ma Anne considera questo gesto una gratificazione intima. Quindi se qualche bambina viene scoperta a dondolarsi, sarà punita severamente. Questi bambini crescono imparando a detestare se stessi. Tanto che alcuni di loro si fanno del male da soli pensando di meritarlo. Si pizzicano la pelle a lungo, trattengono il respiro fino a svenire, si tagliano con spigli o forbici per poi strofinare della terra sulle ferite. Sara, una delle bambine, inizia a fantasticare su come sarebbe bello riuscire ad avvelenarsi per morire. Negli anni 80 i bambini vengono trattati in questo modo da circa 10 anni e la setta si espande ulteriormente. Nel frattempo Anne ha accumulato una vera e propria ricchezza, ovvero 50 milioni di dollari. Li ha ricavati dal 10% del salario mensile dei suoi fedeli e decide di usare questi soldi per comprare diverse proprietà in giro per il mondo. Acquista una casa nelle campagne inglesi, nel Kent, compra una casa lussuosa nel nord dello stato di New York, ha ah già un'altra casa a Londra, compra una casa alle Hawaii e si allontana un po' dal cuore della set in Australia e usa i soldi per viaggiare col fine di provare a reclutare nuovi membri. Non si sposta mai da sola ma porta con sé il marito e alcuni bimbi proprio per diffondere Un'immagine di totale armonia e felicità presso le persone che approccia. I bimbi pur partendo con N il mondo esterno non lo esplorano perché dall'Australia vengono portati in una delle proprietà della Leader e chiusi in casa. Le regole non cambiano e anche la loro rigida routine rimane invariata. Quando N riesce ad attirare nuove persone e a portarle in casa, allora sì che i bambini le tornano utili. N li prepara con dedizione, acconcia loro i capelli, li veste sempre tutti uguali ma con abiti migliori, poi li sfoggia come trofei. Li fa sfilare nella stanza dove sta intrattenendo gli ospiti, fa dire loro due paroline educate. Poi i bambini baciano le guance di Anne e Bill, obbligati a farlo. È solo un atteggiamento di facciata. Anne, infatti, a questo punto non mostra mai e poi mai affetto a quei tanto desiderati figli, e loro sono costretti a non manifestarlo ad Anne. Fa parte delle regole. Se ci sono degli ospiti, però. Si deve fare un'eccezione. Alla fine di tutta questa recita, i bambini tornano a essere rinchiusi nelle loro stanze. In altri periodi Anne invece viaggia da sola per prendersi una pausa e i bambini vengono lasciati alle cure delle zie. Pensate che Anne è sadica al punto che quando un bambino viene punito vuole essere chiamata per sentirlo piangere e implorare al telefono. Quando Anne torna in Australia continua a tenere i suoi sermoni sconclusionati, i membri della setta continuano ad abusare della solita sostanza e il dottor Johnson continua Far parte del gruppo. La differenza è che ora Anne vuole diventare ancora più dura perché la setta ormai esiste da vent'anni e ci sono persone che, pur seguendola dal principio, adesso vogliono andarsene. Anne però non permetterà mai che ciò accada. Proprio in questa decade, ossia gli anni 80, le cose peggiorano. Un bambino che vive in zona è stato rapito e la gente inizia a puntare il dito proprio verso la setta. È vero, vi ho detto che la zona scelta per sviluppare la comunità di Anne è molto isolata, ma Dopo vent'anni, la gente che è venuta ad abitare nei dintorni sa che vi vive uno strano gruppo religioso. Così, appena il bambino scompare, tutti puntano il dito contro Anne. In realtà, per una volta Anne non c'entra nulla con la tragedia, ma la situazione richiama delle attenzioni indesiderate. Arriva la prima visita della polizia, che si occupa di perquisire tutta la proprietà alla ricerca del bambino sparito. Ora penserete che questo intervento abbia un risvolto positivo, che i bambini verranno finalmente tratti in salvo. Purtroppo non accade, in quanto Anne e le zie, prevedendo simili conseguenze, hanno scavato un buco claustrofobico dietro un armadio per infilarci tutti i bambini. I ragazzini non si fanno sentire, non urlano perché è stato insegnato loro che chiunque arriva da fuori è pericoloso, specialmente la polizia. Credono fermamente che la polizia uccida persone innocenti, sanno che è violenta e che gli agenti maschi sono molestatori. I bambini durante le perquisizioni sono terrorizzati, temono che la polizia voglia far loro del male. Tuttavia, il sospetto che nella setta vi siano anche dei bambini e che Anne li abbia nascosti, si sta diffondendo. I media colpiti iniziano a raccontare la storia di Anne, i giornalisti spesso le tendono delle imboscate, si presentano durante le riunioni della setta e la sommergono di domande, sperando che la leader prima o poi menzioni questi bambini. Intanto, altri membri della setta vogliono abbandonare Anne per la prima volta. Non fa nulla per fermarli. Ma che succede? Che gli ex seguaci iniziano a parlare con i giornalisti e le interviste vengono trasmesse in televisione. Nel frattempo, anche i bambini ormai cresciuti, diventati adolescenti, iniziano a ribellarsi. Sara e Lienne, le più grandi, hanno 16 e 17 anni. E sono davvero stanche. Vogliono mangiare, sono stufe di avere sempre fame. Così iniziano a fuggire di notte per intrufolarsi nelle case vicine al solo scopo di rubare del cibo da portare anche a tutti gli altri ragazzi della setta. L'episodio si ripete così spesso che a questo punto tutti sono convinti che all'interno della setta vivano dei ragazzini. La polizia esegue un'altra perquisizione ma non li individua perché li hanno di nuovo nascosti nel buco dietro l'armadio. È il 1980. 87, e la sette ormai è in piedi da 30 anni. Ena ha compiuto 60 anni ed è stanca, stufa, non vuole più essere la leader del gruppo. Ormai ha ottenuto ciò che voleva. Ha avuto il potere, ha avuto il controllo e la sua famiglia felice, circondata da tutti quei bambini. Ma adesso quei bambini non sono più piccoli e gli adolescenti. Non le interessano. Infatti nutriva stento i bimbi della setta perché non voleva che crescessero, ma seppur con diverse difficoltà, loro ce l'hanno fatta a diventare grandi. Così, nel 1987, Anne decide di andarsene dall'Australia senza avvisare nessuno. Si trasferisce in una delle sue case lussuose a New York, ma non dice ai suoi fedeli che non l'avrebbero più rivista. Certo, continua a chiamare le zie per avere informazioni su come si stanno comportando i ragazzi, ma ormai Neanche le zie riescono a tenerli a bada. Sara e Lien escono così spesso dai loro dormitori isolati che iniziano a frequentare altre ragazzine della zona come Kathy ed Ellen. Le nuove amiche mostrano a Sara e Lien com'è la vita vera, fuori dalla setta e cosa significa realmente avere una famiglia. Significa essere amati, avere dei genitori amorevoli che si prendono cura di te e dei tuoi bisogni. I genitori di Kathy e Ellen... Accolgono Sara e Lien sotto la loro ala protettrice, non le mettono mai nei guai suggerendo loro di scappare, ma quando le ragazze si fanno vive le portano in gita a fare shopping al centro commerciale e a mangiare da McDonald's. Provate a immaginare, Sara e Lien, che sono cresciuti mangiando soltanto misere porzioni di frutta o di verdura, cosa avranno pensato addentando un panino del McDonald's? Certo, non avranno assaggiato il cibo più salutare del pianeta, ma almeno hanno consumato qualcosa di sostanzioso, considerato che dalla fame arrivavano a cercare un tozzo di pane ammuffito nella spazzatura o addirittura a mangiare foglie ed erba. In un'occasione, i genitori di Katie e di Ellen le portano addirittura una lezione di ballo. Dunque, Sarah e Lien stanno finalmente vivendo come delle ragazze normali. Quando tornano nell'abitazione della setta, perché ormai. Entrano ed escono quando vogliono, raccontano a tutti gli altri ragazzi com'è il mondo là fuori. Come immaginerete Anne. È furiosa. Da New York telefona in Australia per ordinare alle zie di punire duramente Sara e Lian. Capirete però anche voi che alle due ragazze non spaventa più nulla, anzi, arrivano a violare la regola numero uno della setta. Un giorno escono e tornano portando con loro un estraneo. Anne a questo punto è ancora più rabbiosa, ha capito che le sue punizioni non sortiscono alcun effetto, quindi ordina alle zie di cacciare Sara. La ragazza ha addirittura il privilegio di parlare con la leader e l'ultima cosa che che la donna le dice è: Ora non sei più un membro della famiglia, va pure là fuori e muori. Le cose però non finiscono qui perché a seguire Sala c'è Lien che in pochissimo tempo raggiunge la sua amica. Le due Vanno spedite dalla polizia e trovano il coraggio di raccontare tutto. Il mondo di Anne va in frantumi il 14 agosto del 1987, quando la polizia, raccolte le dichiarazioni di Sara e Lianne, irrompe nella tenuta della setta alle 6 del mattino. Tutti i ragazzini e le ragazzine ancora presenti vengono finalmente tratti in salvo, le zie vengono arrestate, poi la polizia scopre che Anne ha altre proprietà in Australia. Lì sono conservati alcuni documenti riguardanti la setta e soprattutto enormi scorte della sostanza che lei e i fedeli erano soliti consumare. La polizia recupera i documenti di ogni singolo membro della setta. Personaggi in vista nella scena sociale importanti potenti e benestanti. Il gruppo è in preda al caos, tutti i seguaci iniziano a fuggire, si scopre cosa succede nel manicomio di proprietà di Anne che viene chiuso. Il dottor Whitaker smette di essere un dottore, come giusto che sia. I suoi appunti ormai sono noti. Aveva gestito un programma sperimentale sulla sostanza lucinogena e diffuso la sostanza all'interno della setta. Bambini compresi. Il dottor Johnson, il cofondatore della setta, medico e professore universitario, manda completamente in frantumi la sua buona reputazione. Intanto, Bill e sua moglie Anne continuano a nascondersi nella loro lussuosa casa di New York. Ahimè, dato che si trovano in un altro stato, le autorità australiane non possono fare nulla. Nel frattempo, i ragazzi salvati dalla polizia vengono fatti visitare dai medici ed emerge che sono in condizioni disumane, denutriti gravemente, sottopeso eppure terrorizzati perché si muovono in un mondo sconosciuto, mentre nella setta, quel covo di abusi reiterati si sentivano al sicuro. Tra loro c'è Cassandra, la bambina talmente denutrita da non riuscire più a camminare, ricordate? Aveva iniziato a strisciare a pancia in giù facendo forza con le braccia. Quando viene salvata Cassandra ha 12 anni e pesa 20 kg. È gravemente malnutrita. A prima vista sembra una bambina di 5, 6, massimo 7 anni, ma quando comincia a mangiare normalmente, a essere più serena, cresce di 11 cm in statura nel giro di pochissimo tempo. In questo caso i servizi sociali australiani hanno davvero svolto un ottimo lavoro, specialmente perché non hanno separato tutti quei ragazzini e quelle ragazzine, come di solito accade. Hanno capito che l'unica scelta saggia era quella di riabilitarli tutti insieme. Ora vengono nutriti, possono finalmente parlare tra loro, giocare, andare in gita e festeggiare i compleanni, cose che non avevano mai fatto, neanche sanno quale sia il loro reale anno di nascita. All'inizio se una persona adulta si avvicinava a loro ragazze e ragazze sussultavano, intimoriti perché accostavano la presenza degli adulti alle inevitabili punizioni. Ma col tempo, con la riabilitazione e la terapia, imparano a condurre una vita normale, partendo dalle cose più banali, come attraversare la strada. Spesso gli assistenti sociali li lasciano in una stanza con un frigorifero colmo di buon cibo. Inizialmente tutti si limitano a fissarlo perché non era permesso loro di frugare alla ricerca di altro cibo, ma poi trovano il coraggio di aprirlo. Studiano il cibo, lo assaggiano, vi prendono confidenza e alla fine arrivano a prepararsi dei panini. In totale autonomia, senza alcuna paura di essere ripresi, sgridati o puniti. A questo punto hanno scoperto che tutta la loro esistenza si fondava su una bugia. Annabelle non sono i loro genitori biologici. Questi ragazzini hanno impiegato anni per riprendersi del tutto, ma alla fine sono stati tutti affidati a famiglie amorevoli, pronte ad accudirli con affetto e a dar loro quell'amore che mai nella vita avevano ricevuto. Ma ora torniamo da Anne e da suo marito Bill. I due cambiano residenza di continuo, di paese in paese visto che hanno case praticamente ovunque, quindi diventa difficile rintracciarli. Inoltre, anche se sembra fuori da ogni logica, la polizia ha faticato non poco per Consolidare il caso a sfavore della coppia. Nonostante le tante ore di dichiarazioni rilasciate da tutti i ragazzini coinvolti, le zie negano fino alla fine. E allo stesso modo fanno gli altri ex membri della setta, rintracciati e intervistati dai media. La verità. E che il gruppo è stato smascherato troppo tardi. La polizia non riesce a raccogliere prove tangibili sul fatto che i bambini sono stati abusati e malnutriti per anni. È troppo tardi anche per provare che somministravano ai piccoli la sostanza perché non ce n'è più traccia nei loro organismi. La polizia lavora tantissimo prova a consolidare il caso per cinque anni, che è il tempo in cui dura l'indagine. E in questi cinque anni Anne e Bill se ne vanno in giro per il mondo di casa in casa. E vivono letteralmente nel lusso. Ma arriviamo al 1993, quando Sara chiede a gran voce di poter parlare con Anne, vuole affrontarla. Così Anne si mette in contatto con Sara sostenendo che percepiva che qualcuno voleva parlarle. Quando si sentono, oltre a ripercorrere i comportamenti tenuti negli anni, Anne accidentalmente rivela a Sara la sua posizione del momento. Si trova nella casa di New York. Sara avverte la polizia che avvisa l'FBI. Così Anne e Bill vengono finalmente arrestati. Ora sì che Anne ha perso davvero tutto: non ha più vestiti eleganti da indossare, né soldi da spendere e soprattutto non può avere contatti con nessun ex membro della setta. L'investigatore di Victoria che ha condotto le indagini definisce Anne come la persona più diabolica con cui ha avuto a che fare nella sua carriera. Lei è un mostro venerato da tanti che collezionava bambini per maltrattarli. Inizia il processo e prima di svelarvi l'esito facciamo un recap della moltitudine di reati, anche piuttosto gravi, commessi da Anne. Sono certa che vi indignerete come me scoprendo la pena spettata a questa orribile donna. Anne dirigeva una setta. Per 30 anni ha abusato del sistema medico, ha coinvolto delle persone nel gestire un manicomio, quando nessuno aveva la necessità di essere internato, solo per chiudere chi la disturbava e per rubare i neonati delle giovani e vulnerabili partorienti. Per quasi 20 anni ha abusato fisicamente, psicologicamente ed emotivamente dei bambini sottratti in modo illecito e ha somministrato loro una sostanza. Eppure... A processo le viene mossa una sola accusa, ossia associazione a delinquere finalizzata alla frode, perché Anne aveva falsificato tutti i certificati di nascita dei bambini. Ciò nonostante l'accusa riesce a provare, oltre ogni ragionevole dubbio, che ne ha falsificati tre. Quanto a Bill, anche lui viene accusato di associazione a delinquere finalizzata alla frode. Sia Bill che Anne si dichiarano colpevoli e vengono condannati a pagare una multa di 5.000 dollari ciascuno. Ebbene sì, non passeranno un solo giorno della loro vita in carcere. Bill muore nel 2001 e Anne partecipa al suo funerale. Questa è la sua prima apparizione pubblica dopo la condanna. Nel 2004 a Ann viene diagnosticata la demenza senile, così viene ricoverata in una casa di cura di Melbourne. Morirà nel giugno del 2019 all'età di 98 anni. Lascia tutto il suo ingente patrimonio perché non le è stato confiscato ad altri ex membri della setta. Per quanto riguarda Judith, l'unica figlia biologica di Anne è letteralmente sparita e ha cambiato nome. Onestamente la capisco. In un diario di 47 pagine scritto dal dottor Johnson dopo il suo pensionamento, ossia nel 1964, si legge di come la signora Anne, grazie al suo potere di manipolazione, circuiva e intrappolava le persone in una rete di paura e dipendenza. Gli episodi raccontati nel diario offrono anche una chiave di lettura su cosa abbia spinto la donna a dedicare la sua vita al controllo degli altri. Anne disse a Johnson che il dolore per la morte del suo primo marito, Lionel, era stata una punizione di Dio per essere stata troppo vicino a lui. Come risultato, aveva imparato a non sviluppare un forte attaccamento verso nessuno per evitare di soffrire nuovamente. Questo è riportato nel diario, anche se la versione di qualche bravo psichiatra sarebbe più utile per capire la mente contorta di Anne e anche quella delle migliaia di persone che ne furono fatalmente attratte, decidendo di dedicarle la propria vita oltre alle proprie finanze ed energie. Tra l'altro mi risulta che la setta attualmente sia ancora in piedi, non ha acquisito nuovi membri, ma quelli rimasti continuano a riunirsi di tanto in tanto a Melbourne. Io ho finito di parlare di questo caso assurdo che non conoscevo, quindi più leggevo e andavo più in profondità nelle fonti, più rabbrividivo, rabbrividivo tantissimo. Ehm, voi conoscevate questo caso? Fatemi sapere. Tra l'altro io vorrei dedicare anche un pensiero a tutti i bambini e ragazzini che erano nella setta. Oggi sono davvero riusciti comunque a uscirne alla grande, si sono ripresi e stanno conducendo delle vite soddisfacenti. Tra l'altro, non so se ci avete fatto caso, ma in questa storia non ci sono omicidi e nonostante questo è una storia davvero tremenda, assurda. Quindi... Di nuovo, fatemi sapere qual è la vostra opinione, fatemi sapere se conoscevate questo caso. Come vi dico sempre, ci becchiamo qui sotto nei commenti. Io nel frattempo vi mando un bacione e ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti.